Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video. Allora, scusatemi l'assenza di questi mesi, perché ormai sono diventati mesi, ma vi spiegherò questa assenza in un prossimo video. Oggi siamo qui per parlare del mercato del Cosenza, o meglio, i primi rumors. Allora, partiamo dall'allenatore. A quanto pare Caserta è quasi ufficiale, mancano solo gli ultimi dettagli, però la società ha trovato l'accordo e ci dovrebbe essere l'ufficialità entro la prossima settimana. Poi, per quanto riguarda i rinnovi, è stato offerto un biennale a Mikai, Dorazio è assicurato, perché c'era la clausola che in caso di salvezza il prestito veniva rinnovato di un anno. Quindi Dorazio c'è. Poi Mikai è stato accontentato economicamente e quindi anche lui dovrebbe arrivare presto alla fumata bianca. Mentre per Marras è stata fatta un'offerta al Bari, però poi non ci sono state altre news, perché non rientra nei piani del Bari, non rientra nei piani di Mignani. Mignani è stato riconfermato, quindi di conseguenza non resterà a Bari sicuramente. Poi, per quanto riguarda i primi colpi, i più caldi al momento, però sono solo nomi ovviamente, perché siamo a giugno, quasi inizio luglio, quindi ancora il calciomercato è anche chiuso. Si parla di un possibile ritorno di Camporese, che non si è trovato bene la regina, è di un possibile ritorno di Tutino. Perché Tutino ha giocato al Palermo l'anno scorso, ma in prestito. Quindi Tutino è di proprietà del Parma. Solo che al Parma è stato riconfermato Fabio Vecchia come allenatore. E Tutino si è litigato con Fabio Vecchia, quindi sicuramente cambierà squadra e, perché no, potrebbe essere il Cosenza, però non ci credo molto perché Tutino comunque ogni anno dicono che potrebbe ritornare a Cosenza, non è mai ritornato, però lo dicono ogni anno, quindi speriamo bene. E niente ragazzi, io vi ringrazio di aver visto il video. Vi ringrazio del supporto, vi ringrazio di tutto. Seguitemi anche su Instagram, joinfo18official. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!